Le nuove generazioni non hanno bisogno di qualcuno che le rappresenti, si possono benissimo rappresentare da sole. Mi consideravano un po' come una buona niente. La scuola deve essere la tua priorità, non devi perdere tempo su altre cose. La didattica a distanza è un diritto di tutti, da qui nasce l'idea di 4 studenti milanesi, una piattaforma online per la donazione di PC e tablet a chi ne ha bisogno. Siamo 4 ragazzi di 18 anni di Milano che assieme hanno fondato l'iniziativa No Profit PC4U.tech. L'iniziativa è nata durante la fine del primo lockdown, verso l'inizio di maggio, quando io, analizzando un po' un'occhiata all'esperienza della didattica a distanza di mia sorella e di mio fratello, che sono entrambi più piccoli di me, mi sono reso conto come effettivamente ci fossero degli studenti nella loro classe che facessero fatica a seguire queste lezioni da casa, principalmente a causa di una mancanza di dispositivi adatti. All'inizio era quarantena piena, quindi noi ci trovavamo su Google Meet e facevamo queste chiamate, e da lì è nata l'idea. Poi con il passare del tempo, quando veramente è anche solo le pile di dispositivi non li potevamo più tenere in camera di Jacopo, sennò Jacopo si trovava a dormire col computer nel letto, ci siamo trasferiti in questi uffici che ci vengono gentilmente offerti da un'azienda. In questo momento si trova totalmente in smart working, quindi noi utilizziamo gli spazi. Quando ci siamo iniziati a dare da fare nel concreto anche con altri progetti prima di PC4U e anche con PC4U, quello che è successo è che spesso i professori spingevano molto sulla questione: la scuola deve essere la tua priorità, non devi perdere tempo su altre cose, perciò diciamo che non sono stati particolarmente d'aiuto all'inizio. Io ritengo che un percorso come il nostro sia qualcosa che si possa effettivamente replicare, è qualcosa che qualsiasi ragazzo con i giusti mezzi, con la giusta volontà può intraprendere. Secondo me la chiave e tutto ciò è in primis cercare, magari guardare il mondo attorno a noi, il mondo che ci circonda, con occhi diversi, con gli occhi di qualcuno che vuole provare a migliorare le condizioni della propria comunità, delle persone che ci sono più vicine. Intorno a PC4U c'è sempre stato un grande entusiasmo, e questo probabilmente è stato anche la nostra forza, perché subito le persone hanno trovato la nostra iniziativa interessante e appunto si sono interessate, hanno cercato modi per aiutarci. La nostra campagna di crowdfunding, che aveva un obiettivo di 10.000 euro, ne ha raccolti 18.000 in due o tre settimane. Abbiamo imparato che se una persona ha un'idea, di non farsi fermare dalla barriera monetaria iniziale. Provate ad aprirvi una campagna con un crowdfunding e vedrete in poco tempo davvero quante persone sono disposte ad aiutare la gente che ne ha bisogno e quante persone vogliono fare del bene. Quindi non lasciatevi spaventare all'inizio, perché poi davvero magari potete avere l'idea fantastica e potete fare davvero la differenza. Il consiglio più grande che possiamo dare a tutti quelli che vogliono intraprendere un cammino, o comunque fare una scelta importante che richiede tante energie, è davvero di metterci passione, qualche volta anche un po' di ossessione, potrei dire, perché davvero ci vuole quella carica che serve veramente a dare il tutto per tutto. Poi il resto si impara facendo, perché veramente è questa la cosa importante: buttarsi con la volontà e con la carica di dire vado avanti.